Buon pomeriggio, eccoci di nuovo per il proseguimento di questo primo incontro interattivo di Astrologia Mercuriana. E proseguiamo con l'intervento di Susi Grossi e con la presenza di Laura Bottagisio come ospite, diciamo. Ve le presento entrambe immediatamente. Allora, Susi l'avete già vista poco fa, è una pesci ascendente sagittario. No, bilancia. Bilancia? Mi era arrivato un dettaglio sbagliato. Pesci ascendente bilancia, va bene lo stesso, non c'è problema. E fortuna che me l'hai corretto tu dal vivo. E il suo nome, il suo pseudonimo è da sempre Susi Grossi, anche se all'anagrafe è Rosanna De Luca. Si interessa all'astrologia da una vita, è stata allieva per ben 19 anni di Lisa Morpurgo, è stata collaboratrice di Sirio, ha lavorato saltuariamente con grandi testate astrologiche, diversi settimanali, ha sottivo varie pubblicazioni che trattano di gastronomia, astrologia, erbe e previsioni annuali. Ha avuto settimanalmente per 8 anni una rubrica settimanale sul digitale terrestre, sul canale Alice. Ha partecipato e partecipa attivamente a diversi congressi del settore. È un insegnante in un prestigioso master di astrologia mercuriana, insegna a Bari e a Milano. Quindi si interessa anche di astronomia, fa conferenze anche presso planetari, collabora anche con TV9 Telemaremma e ha collaborato inoltre con Radio Monte Carlo e collabora attualmente con Radio Italia. Quindi chi più ne ha, più ne metta. E ovviamente un'allieva storica, quindi di Lisa Morpurgo. A fianco a lei vediamo Laura Bottagisio, che invece è Scorpione ascendente Cancro, corretto? Giusto, esatto. Ha iniziato a studiare astrologia col metodo Morpurgo nel 1980. Ci dice di lei che da quel momento l'astrologia è diventata uno strumento efficace e perfetto per comprendere il fluire delle cose, dalla radice più profonda e occulta alla manifestazione più concreta e fruibile. Ha partecipato come relatrice a diversi congressi della Scuola Morpurgo e ora fa parte del team variegato e creativo della Nave dei Feaci. Quindi lascio la parola a Susi che illustrerà la sua relazione intitolata Ci arrivo subito, isolamento e solitudine, come hanno reagito i diversi segni al distanziamento sociale. Prego. Ricordo sempre a chi ci segue su Facebook che inserendo nei commenti le vostre domande, man mano che arrivano, io le sottoporrò alla relatrice. Buon proseguimento. Beh, innanzitutto io vi ringrazio lo Stato che ha permesso questa cosa tecnica che fino a qualche anno fa era impensabile e a chi l'ha pensato e chi lo sta realizzando compiutamente. C'è un po', io ho fatto fatica a cercare di capire come dovevo fare, però questa è la via del futuro, questa è la via con la quale penso e spero riusciremo a collegarci con il pubblico della nave dei Feaci, dell'eco dei Feaci, molto spesso e molto volentieri e molto bene. Quello di cui volevo parlarvi in questa sede, in questo momento, è la condizione con la quale ci siamo trovati a vivere tutti quanti noi, inaspettata, involuta, non prevedibile. Non soltanto dalla nostra capacità astrologica, perché è logico che se noi fossimo andati a cercare una cosa del genere, l'epoca della peste giustiniana del 541-42, e poi quella del 520, e poi quella del 1630, eccetera, eccetera, la condizione di un Plutone e Saturno era così evidente che in qualche modo, specialmente quella del 1600, che ci ha illustrato anche stamattina la Vezia Roda nella sua bella relazione sulla Giulietta, che è morta quindi anche lei di pandemia, in qualche modo forse l'avremmo capita, ma non è nella nostra natura di astrologi, credo, andare a cercare delle cose così pesanti da poter in qualche modo predire. Non voglio assolvere tutti noi, perché in qualche modo siamo stati presi un po' in contropiede, ci ha fatto uno sgambetto questo coronavirus, ma tutto il 2020 ci ha un po' sgambettati, e l'Australia, e le cavallette, e i disagi politici tra nazioni che possono in qualche modo determinare delle guerre, insomma ci sono stati, e poi questa condizione qui nella quale siamo
partiti quasi in sordina, arrivati anche nella nostra Italia a più di 30.000 morti, quasi 30.500. E la cosa mondiale si sta espandendo in molte situazioni. C'è chi dice che riguardi sotto la fascia temperata delle temperature dei paesi che sono lì, e c'è chi dice invece che questa pandemia colpisce e colpirà tutti, ma sta andando molto pesantemente nei paesi del Sud America, nei paesi dell'Africa, eccetera, eccetera. Noi, come diceva il titolo di un libro che abbiamo tutti amato molto, noi speriamo che ce la faremo. Insieme, vediamolo, come si sono comportati, come hanno reagito, come in qualche modo si sono difesi le persone di questi 12 segni che noi conosciamo così bene e che sono alla base del nostro sapere astrologico. Naturalmente andiamo per ordine e incominciamo dal primo. Allora, così impulsivo com'è l'Ariete, così lavorando con l'immediatezza, come gli è in qualche modo proprio lavorare, le condizioni che il Capricorno, inizialmente è stato un anno complesso, il Capricorno aveva l'ira di Dio di cose all'interno, al quadrato dell'Ariete, e c'è passato il Sole, veloce, e Marte, e poi Giove, Saturno, e Plutone, eccetera, eccetera, e insomma c'era tutta questa condizione che l'Ariete l'ha frenato nella impulsività, e certo questa condizione di isolamento, questa condizione di non condivisione, questa situazione che non premiava affatto il suo essere un segno di fuoco così vitale, in qualche modo l'ha colpito assai duramente. Ma c'è un però, c'è un ma, c'è una condizione secondo me di grande miglioramento. Il fatto che Saturno sia uscito e sia andato a raggiungere l'inizio dell'Acquario, e il fatto che in giugno poi ci sarà questo ingresso di Marte, che è il pianeta principale di questo segno, che durerà 6 mesi, a mio parere darà delle condizioni di autodifesa, non soltanto al segno, ma a tutti quanti, tutta la popolazione, tutti quanti noi, che secondo me rende assai improbabile che ci sia una nuova manifestazione del virus nei mesi che media indicano come probabili, quelli del prossimo autunno. Le capacità di autodifesa che questo Marte dichiara e riesce a far realizzare all'interno del seno dell'Ariete, quindi su tutti quanti noi, secondo me è un elemento principe anche quando Saturno, lasciato l'Acquario, tornerà in Capricorno e farà ancora la congiunzione con Plutone, che è il punto focale che abbiamo visto, che l'abbiamo visto adesso perché l'abbiamo cercato nelle epidemie di peste nera, le epidemie molto pesanti che hanno segnato l'umanità. Pensate che c'è questa epidemia del 541 detta giustiniana, che secondo le stime dovrebbe aver ucciso da 50 a 100 milioni di individui. Io non so neanche se esistevano 100 milioni di individui in quel momento, quindi non so bene se questo dato sia attendibile, però vedete che la decimazione del personale, delle persone, è stata tanta. Noi stiamo vivendo questa fase in cui ci sono stati tanti morti, si sta alleggerendo questa cosa per aggravarsi purtroppo in paesi che non sono neanche nel nostro continente forse, ma la condizione di un miglioramento generale probabilmente sarà manifesta con un Marte all'interno del segno della rete. Io la vedo così. Tu la vuoi? Sì, no, volevo chiederti come vedi proprio per questo segno Nettuno in Pesci, e soprattutto quando diciamo è un po' scoppiata la pandemia, che Mercurio era transitante, poi è tornato indietro, è andato avanti. Mercurio, Marte stesso che ci congiunge a Nettuno, eccetera, eccetera, sono elementi. Dovremmo vederli in un contesto più vasto, mi sembrano elementi troppo spiccioli, troppo piccoli per, secondo me, la identificazione Saturno-Plutone. La condizione di pianeti un pochino più leggeri, secondo me, ha peso minore. E adesso vorrei andare avanti e parlarvi del Toro.
La pacatezza storica e la placidità del toro è stata di recente molto turbata dal fatto che Urano è entrato, uscito e poi è entrato definitivamente nella primavera dell'anno scorso proprio in questo segno che è di solito placido, molto conciliante, dominato da Venere, lo sappiamo tutti. Quindi il fatto che ci sia stata questa capacità di essere rinvigoriti il toro stesso da questo pianeta così, così vitale, così, ricordiamoci che è stato scoperto e subito dopo è venuta non solo la rivoluzione francese, la rivoluzione americana, eccetera, eccetera. È un pianeta rivoluzionario. Nelle condizioni di cambiare le carte in tavola, come il toro potrebbe avere avuto intenzione, il fatto che Urano si sia interfacciato abbastanza ostilmente con un Saturno, perché è entrato all'inizio dell'acquario, quindi ha dato proprio fastidio fisico, si sono proprio scontrati malamente questi due pianeti, ha fatto sì che certe iniziative del toro, certe prese di posizioni, siano state un pochino più lente a realizzarsi, abbiano avuto delle interfacce abbastanza discontinui, non troppo vitali come in qualche modo questo Urano nel toro avrebbe voluto. Ci saranno delle rivoluzioni nell'agricoltura, nei rapporti interpersonali, ci saranno delle rivoluzioni anche da un punto di vista delle coltivazioni, del bisogno di trovare qualcosa che sia consono a questa terra che si inaridisce, eccetera, eccetera. Tutta questa tecnica che Urano mette a disposizione del toro, forse adesso si è espressa poco, ma logicamente tutto in qualche modo è in divenire, perché Saturno tornerà in Capricorno e poi quando farà la prossima puntata in acquario sarà veloce in 2 gradi, quindi non darà tanto fastidio al nostro pianeta Urano. Quindi per i taurini, le persone del toro, io vedo una pacatezza di carattere che si è molto movimentata. È una condizione con la quale devono ancora trovare il giro del fumo, devono ancora trovare l'incastro giusto perché le loro idee, i loro propositi, il loro bisogno di avanzamento e di innovazione trovi espressione concreta. Vorrei aggiungere che appunto che essendo molto pacato il toro come segno, l'entrata di Urano nel toro ha rotto delle abitudini a cui invece il toro è piacevolmente attaccato. Era forza di cose, quindi ha dovuto poi coi pianeti poi in Capricorno dover attivarsi per ritrovare quella pacatezza che di solito ne è proprio, per poter ritornare a gestire la propria vita, insomma. Io ho notato questo nelle persone del toro. Dalla maniera un po' ordinata e in qualche modo conseguenziale in cui la gestiva prima, perché è proprio tutto cambiato. Per esatto, quindi grazie. Questo in un momento l'ha un po' almeno le persone che conosco di questo segno sono state un po' spiazzate, no? Sì. Molto più di altre persone e ha veramente sta reagendo molto bene alla pandemia, all'isolamento, alla capacità di essere più concentrati, di andare sul punto, eccetera, eccetera, sono i gemelli. Duttili in una maniera incredibile, perché questa è la loro caratteristica principale. Capaci di guardare lontano, come ha detto, certe condizioni le stanno, anche il Saturno stesso che è entrato in acquario li ha agevolati. La presenza di un pianeta insomma non sempre significativo al 2000% come Venere, che però sta 4 mesi all'interno dei gemelli, secondo me sta fino a fine di giugno e quindi sta fino ad agosto, mentre Saturno in acquario sta fino alla fine di giugno. Quindi ci sono delle concomitanze con le quali i gemelli hanno afferrato la palla al balzo, non si sono fatti troppo sorprendere, non si sono fatti troppo violare, no, hanno sperimentato in più una capacità comunicativa che è insita nella loro situazione astrologica e comportamentale. E tra i segni che mi sembra che abbiano reagito meglio, è vero, sono quelli, a mio parere, trono tra i papabili, perché in qualche modo i gemelli che conosco io e la stessa deduzione che posso aver fatto da un punto di vista dei passaggi zodiacali mi parla di tenuta, che per i gemelli è un concetto veramente importante.
Sì, devo dire, probabilmente anche questi rapporti telematici hanno favorito perché il loro andare, voler andare, muoversi, uscire, collaborare e comunicare col circostante è stato ovviamente impedito. E quindi la cosa interessante è hanno dovuto essere un po' più stanziali. Cosa che per loro non è d'abitudine, ma hanno progredito la comunicazione attraverso Sono stati più i rapporti telematici. stanziali. Gli è fatto molto bene essere più stanziali. L'aiutati a crescere, a calare con gli altri in una maniera molto positiva. L'altro segno che invece vorrei segnalarvi, come è un segno che ha avuto delle difficoltà obiettive molto forti, cancro. Quando è iniziato l'anno c'era tutto questo sbandieramento dei pianeti del Capricorno che del cancro sono ostili. Però la protezione di Nettuno. E di recente anche quella di Marte che è entrata nei pesci, quindi ne sta appoggiando, secondo me è stata una delle cose che ha fatto sì che il cancro in qualche modo ha sofferto parecchio, perché sono morte molte persone che in qualche modo avevano tanti pianeti nel cancro, per le persone più anziane, in qualche modo questa chiusura all'interno delle case, per il cancro non è stata un gran problema, per i gemelli molto di più, per esempio. Perché stare a casetta loro, dentro il loro guscio, dentro le loro storie, dentro le loro abitudini, in qualche modo per il cancro è un invito a nozze. Ma il fatto che Saturno tornerà in Capricorno, quindi ci sarà ancora Giove, Plutone e Saturno in opposizione, che ci sarà per 6 mesi un Marte in quadratura, insomma, secondo me i cancro devono realizzare bene. Che hanno sistemato, che in casa loro stanno benissimo, però il pericolo è che stiano talmente bene che abbiano paura di uscire, che abbiano il timore di quello che c'è al di là dell'uscio della loro porta, che abbiano una condizione nella quale si sono un pochino fossilizzati all'interno della loro abitazione, delle loro abitudini, del loro eccetera, eccetera. Quindi io penso che per il cancro sia un momento molto importante per decidere di crescere. Oh, di avere anche delle abitudini meno casalinghe. La morte, insomma, il cancro è stato benissimo dentro casetta sua, però adesso forse bisogna cominciare a pensare a uscire non soltanto saltuariamente, ma a riprendere in tutte quelle attività che noi tutti facciamo fuori dalla nostra. Sì, anche questo, e tutti i pianeti in Capricorno, forse, ma forse, dico forse in qualche famiglia ha provocato qualche disordine, qualche conflittualità. Proprio perché il cancro. Purtroppo la morte delle persone anziane così fitta, così imprevedibile, così forte, forse li ha segnati per parecchio. Forse, insomma, c'era una generazione, quella generazione che aveva i pianeti nel campo, Plutone, è quella che ha sofferto di più, secondo me, perché la media delle persone che non ci sono più in Italia è molto alta, è sopra i 65 anni, per esempio. Io ho notato una cosa nelle persone del cancro, che all'inizio, magari proprio perché stimolati da questo Saturno e Plutone, da questo Plutone che ormai è un po' di anni che è nella parte opposta, quindi sollecitava all'indipendenza, avevano difficoltà a uscire, vedevano il loro nido cancro e fuori un pochino, no, di disagio. In questa pandemia hanno trovato praticamente il contatto. Adesso, come dicevi tu prima, hanno pa più paura a uscire e non prendono più in considerazione quel fatto perché hanno proprio paura di capire cosa c'è fuori, di affrontare E il adesso mondo con esterno. Giove, quindi anche Giove che si lega comunque come valore taurino ai denari, potrebbe essere anche un problema economico forte, cosa che Sì. non dovrebbero avere invece. Scusatemi un attimo, Rosanna, scusa. Arrivando ai 20 minuti, dobbiamo arrivare anche ai pesci, quindi vi prego di un pochino, nei prossimi 10 minuti, un quarto d'ora massimo, va bene? Va bene, allora ripartiamo con il leone che si è trovato un pochino spiazzato dal fatto di non essere più il protagonista accentratore, irradiante energia che in qualche modo è abituato ad essere. Quindi è vero,
Forse il suo disagio è stato più professionale, con tanti pianeti in Capricorno che per il Leone sono in casa sesta, però una condizione di Saturno contrario in Acquario l'ha fatto un po' considerare meglio questo isolamento, questa solitudine, come momento di ricarica personale, che con Saturno che tornerà in Capricorno sarà meno importante. Importante invece il prossimo passaggio di Marte nell'Ariete, segno di fuoco come Leone, perché supporterà al meglio proprio le energie fisiche e Leone sarà in grado di essere combattivo da tanti punti di vista. Il segno della Vergine, è uno dei segni più fortunelli in queste circostanze qua, perché ha avuto il Capricorno che aveva l'ira di Dio dentro, il Capricorno all'inizio dell'anno, e sta continuando ad averlo, e poi il Leone lo riavrà ancora, che lo appoggia per bene. Ha Urano che appoggia benissimo la prima decade del segno, quindi l'efficienza, la capacità di organizzarsi, eccetera, eccetera, per i Vergini è stata particolarmente feconda. E poi, in qualche modo, sono riusciti con la loro organizzazione a rinnovare casa, a riordinare la cantina, a mettere a posto tante cose nella loro abitazione, ma anche all'interno di se stessi, perché il Vergine ha una cattiva fama di un segno pedestre e poco spirituale, che non è assolutamente attinente a quella che è la sua natura. Ha ripulito tutto dalle fondamenta il Vergine, e quindi in qualche modo ripartirà con un bagaglio più leggero, meno intensa sono le cose che avrebbe ha dovuto buttare via, perché non hanno più, sono obsolete, non hanno più speranza di essere continuative. Il segno che probabilmente ha sofferto di più del fatto di non poter vedere gli amici, di non poter abbracciare i parenti, di non poter intercalare, questo isolamento sociale è senz'altro il segno della Bilancia, che della sua socialità ha fatto una bandiera che strofina contro il mondo. L'isolamento e la incapacità di essere al corrente, di vedere, di toccare le persone, di parlare con le persone con le quali ha un contatto importante, sono state veramente uno degli handicap che la Bilancia ha sentito con maggiore urgenza e con maggiore dispiacere. Però le cose mi pare che si stiano sistemando meglio. Questa Venere positiva a lungo in qualche modo rilancia anche la capacità di tenere, la capacità di avere dei rapporti soddisfacenti anche con i mezzi, mentre l'opposizione di Marte, quando avverrà e per il tempo che avverrà, deve avvertire Bilancia che devono rimanere attivi da un punto di vista fisico, non possono abbandonarsi non dico la pigrizia, ma essendo un segno di Venere qualche volta la adoperano, la pigrizia e la non attività, è vero, secondo me questo potrebbe essere uno sbaglio, quindi per loro devono continuare ad essere attivi anche fisicamente, curando il corpo, curando l'organismo, curando l'agilità, curando tutto quello che mette il corpo in una condizione di continuare ad andare finalmente dove il lancio vuole. Per lo Scorpione, ecco, io per lo Scorpione ho fatto questo tipo di ragionamento, no? Nettuno per lo Scorpione è sempre stato in positivo, perché lo ha difeso parecchio, eh? È vero che insomma c'è Urano dall'altra parte, eccetera, eccetera, ma mi sono fatta una domanda: ma quelli che in qualche modo hanno evitato, anche in condizioni di pericolo, quello che è il virus, ma quelli che sono guariti da questo virus, possono avere in qualche modo, con la complicità di Nettuno, avere delle valenze scorpioniche che sono il segno della rinascita e di quello che avviene dopo che in qualche modo siamo stati contagiati? Io penso che se facessimo un esame vero delle persone che sono guarite, troveremo molti valori dello Scorpione, perché lo Scorpione è veramente capace di metterci un taglio e ricominciare da capo. Quindi io sono dell'idea che anche i sestili del Capricorno, eccetera, eccetera, possono essere. Vedo questo segno, l'ho sentito dalla mia clientela, dalle mie amicizie, eccetera, eccetera, perché in questo periodo è tutto quello che abbiamo fatto è il contatto telefonico, ma intenso. Sento le persone che hanno avuto meno conseguenze dal punto di vista psicologico, molte hanno parecchi valori scorpioni, io le conosco per questo. Laura, tu come la pensi?
Devo dire che quello che tu hai detto della morte e della rinascita mi appartiene completamente, e quindi essendo ascendente Cancro, cioè ho i pianeti in Scorpione in quinta casa, quindi per me è proprio la rinascita è fondamentale. Sì, hai detto giusto, e penso anch'io. Questo segno sia stato molto protetto da un Nettuno positivo. Sì. E quindi io ritengo questa situazione qua che avranno una ripresa stupenda, meravigliosa, eccetera. Il segno del Sagittario, è vero, ha affrontato un pochino sotto gamba inizialmente, almeno dalle mie esperienze telefoniche mi sembra che sia successo questo, tutto l'ambaradan, pensando che in definitiva si stesse esagerando qualcosa che non era poi così pericoloso. Purtroppo i fatti, le intubazioni, le amicizie che non ci sono più, eccetera eccetera, io anche dei clienti purtroppo non ci sono più, ci hanno fatto capire a tutti quanti, anche se Sagittario, che peccare di ingenuità davanti a una cosa di questo genere non era una cosa positiva. Lo stesso fatto che da un punto di vista affettivo non si sia prodotto molto, non si sia lanciato molto, forse ha messo in crisi qualche condizione affettiva. Nettuno quadrato e Venere di fronte, eccetera, eccetera, può avergli procurato anche delle cose un po' non favorevoli a una continuazione affettiva degna di questo nome. Anche le situazioni economiche con Plutone e Saturno all'interno della sua seconda casa non gli hanno dato molto spazio, però adesso che Saturno è in Acquario e Plutone è consigliato da Giove, e Giove lo ammorbidisce molto, quindi ci sono delle congruenze burocratiche da superare, ma secondo me per il Sagittario molte cose rientrano in una condizione di soddisfazione e di serenità. C'è anche questo Marte che diventerà positivo per 6 mesi, e quindi a mio parere è una condizione di rinvigorimento per i valori di questo segno di fuoco. Per il Capricorno, il Capricorno è un asso piglia tutto, nel bene e nel male, quest'anno, perché purtroppo ha preso molte, insomma, questa situazione con tantissimi pianeti all'inizio dell'anno, con Plutone e Saturno che abbiamo visto nelle pesti e nei momenti di crisi, quanto sono state importanti questa congiunzione e come lo sarà ancora nel futuro. Alleggerita però, quando Saturno rientrerà, dalla presenza di Giove, che è sempre un accomodatore, è sempre qualcosa che ricuce, qualcosa che gonfia e emana maggiore bonomia, eccetera, eccetera. Quindi secondo, e con Marte nel segno dell'Ariete, che quindi ci dà delle difese monetarie forti, a mio parere non è probabile che questa pandemia torni ad avere, almeno nel nostro paese, la virulenza che ha dimostrato in precedenza. Per l'acquario, gli intoppi ci sono stati con Saturno nei primissimi gradi del segno, che non si è mai spostato troppo da lì, perché adesso tornerà in Capricorno, quando è, che ha quadrato l'Urano che voleva produrre, fare, incominciare, innovare, eccetera, eccetera, che in qualche modo già messo un po' a disagio dal fatto di abitare un segno che un po' posa piano come il Toro, insomma per l'acquario non tutto è stato favorevole. E probabilmente adesso con la componente web di questa nuova società di cui anche noi adesso adoperiamo le tecniche, probabilmente per l'acquario è un passo importante per ritrovare quella capacità di comunità che per l'acquario è così importante. Per l'acquario non è importante l'albero, ma è importante la foresta. In questo momento forse riesce a immaginare a vivere il suo immaginario in una dimensione più vasta. Nei pesci c'è un aspetto particolarissimo che è andato, è venuto, adesso è ancora in auge, ed è quello che ha determinato tutte le energie della seconda parte del secolo scorso. Nettuno si stira Plutone. E noi sappiamo quanta energia, quanto è un momento che c'è il progresso nel 1700, alla fine, insomma, c'è sempre stato, quando c'erano i rapporti tra Nettuno e Plutone, una capacità di progresso del nostro genere umano.
Questa capacità di progresso è sottolineata ancora dal fatto che Pesci, Nettuno sia in Pesci, casa sua in assoluto, ci mancava da 160 anni, da un po' che è lì, e quindi, a mio parere, nell'autostima delle persone che sono dei pesci, nella capacità di progredire, c'è una condizione con la quale sanno mettersi ben bene in vista e sanno in qualche modo superare anche le paure, i timori e i pericoli che questa pandemia ha portato in auge. Cioè, delle lotte per i quattrini, come Marte in Ariete, seconda casa per il pesci, vuol dire, ragazzi, non sono queste le cose che ci possono preoccupare. Li fate tutti, eh? Sì. Siamo nei tempi, Vincenzo? Perfetta, dai, 36 secondi, vi posso dare anche un bonus di 5 minuti se volete fare gli ultimi ultime conclusioni, dai. Ascolta, intanto ringraziamo le persone che ci hanno ascoltato adesso e ci ascolteranno in differita quando gli farà loro. E siamo comunque augurando, io, te, la Laura, che questa situazione che ci ha visto così in sofferenza e così impauriti, in qualche modo possa cessare in fretta e possa diventare in fretta un ricordo lontano dal quale ci allontaneremo correndo. Sì, me lo auguro anch'io. Va bene, sono perfettamente d'accordo. Sì, ci auguriamo tutti. La cosa importante è che proseguiamo senza questo intoppo, no, di queste nuove abitudini che dobbiamo adottare, che non sono naturali, non fanno parte il distanziamento, la mascherina, sono utilissimi, ma non abituiamoci, perché ecco questo, l'augurio è che si riprenda proprio la comunicazione di prima, come prima. Io mi auguro che questo Urano, che non si libererà dal quadrato di Saturno, riesca ad essere efficiente, e vigoroso e innovatore com'è. Va benissimo, ringrazio per la stupenda partecipazione e relazione, ringrazio Laura per l'intervento. Grazie a voi. Il prossimo relatore, che è Rosario Mazzi, che vi parlerà di azioni sociali dovute alla pandemia fra 7 minuti, praticamente alle 15:40. A fra poco. Ciao a tutti.